Buongiorno ragazzi, allora oggi facciamo gli involtini di Verza con il riso. È una ricettina sfiziosa, molto buona, la potete servire come un piatto unico oppure da contorno con del petto di pollo, come farò io oggi, con una bistecca, come volete. Però li potete anche mangiare così perché è un piatto unico questo. Allora, io per i miei involtini, di Verza, appunto, ho preparato le foglioline di Verza che sono andata a sbollentare per 2 minuti, non di più, nella pentola, giusto per farle ammorbidire. Ho cotto il mio riso bianco, vedete qua. Poi ci occorrerà del formaggio. Io in questo caso avevo dell'asiago, ma potete usare anche la provola affumicata, del galbanino, quello che avete in casa. Poi ci servirà della pancetta, un uovo, scusate, sale, pepe, ci metterò una manciatina di parmigiano grattugiato e questo facoltativo, io li voglio fare un po' spezzate, ci metterò del curry e della paprika, ma è una cosa facoltativa, se volete le mettete, altrimenti non le mettete, dipende se vi piacciono dei gusti un po' più forti, un po' più speziati o no. Allora, andiamo a tagliare il nostro formaggio a pezzettini. Eccoci qua, pronti per andare ad assemblare il nostro ripieno. Allora, facciamo che mettiamo prima il nostro riso. Andiamo a mettere il formaggio. Un po' di parmigiano, un po' di pepe. Po' di paprika. Ripeto, queste due spezie sono facoltative. Giriamo. Il formaggio poi si scioglierà e si mescolerà col riso e darà tutto un sapore unico. E poi per ultimo l'uovo che andrà a legare il tutto. Mettiamoci un goccino di sale. Ricordo che il riso l'avevo già salato prima e anche un pochino le foglioline di Verza, le ho salate un pochino, tutto insomma un po' adeguato perché altrimenti rimarrà poi insipido. Grazie.
Siamo pronti per andare a mettere il nostro composto nei nostri involtini. Adesso andiamo ad aprire la pancetta. Qui ho preparato una pirofola per mettere i miei involtini e adesso andiamo a farcirli. E adesso andiamo a farcirli. Mettiamo una fetta di pancettina, se si rompe la mettete così, non è importante che rimanga intera, eh. Un po' di riso. E andiamo a chiudere l'involtino. Una volta chiuso in questo modo, andiamo a metterlo nella pirofola. E proseguiamo così per tutte le nostre foglie di verza che ci rimangono. Ragazze, guardate qui, questi sono gli involtini di riso con formaggio e tutto quello che avete visto e la pancetta. Ora gli mettiamo proprio un filo di olio sopra. Ok? E una bella manciata di parmigiano grattugiato. Li andiamo a infornare nel forno a 180 gradi per anche 200 gradi per una gratinatura, perché questi sono solo da gratinare di almeno 5-10 minuti, non di più. Io vi auguro buon appetito!